vita ardimentosa di una l'ultimo disperato atto di ribellione contro la burocrazia che ha investito il sistema scolastico italiano e racconta le vicende tragicomiche attraverso cui una precaria riesce, se riesce, come Isabella Pedicini, a farsi assumere a tempo indeterminato come insegnante. Sono tutte tappe che io personalmente non ho vissuto, perché io ho avuto la fortuna di vincere l'ultimo dei concorsi seri della scuola, dove ciò che importava erano le discipline e non quella palude burocratica che oggi ci sta facendo affondare. Però conosco dai colleghi più giovani tutte le traversie che stanno succedendo. Isabella Pedicini lo spiega bene a chi non ne ha dentro, a partire da questo mostro mitologico che è il MIUR, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, il Ministero Buffolo definisce lei, e vi passo a leggere perché. D'improvviso, quando hai a che fare col MUR, col MIUR, si spalancano le porte di un universo macchinoso in cui si stagliano torri di documenti cartacei da compilare, piattaforme web con password nell'alfabeto cuneiforme, segreterie, provveditorati, sindacati, burocrati sbiaditi, siti internet aggiornati al 1996, mentre tutto intorno un'umanità inquieta si aggira febbrile tra un lessico pieno di acronimi, sigle, codici e nuove pericolose categorie dello spirito, come le gradatorie d'istituto e quelle a esaurimento, che non è un esaurimento mentale, ma lo procura a quanto pare, perché io non ho mai fatto parte. Quindi i pregi di questo libro sono quelli un po' della collana contromano: è maneggevole, ben con una bella grafica, scorrevole. I difetti sono quelli che sempre ci stanno quando si parla di scuola, in cui cioè il professore si dà la sua lamentazione, al suo lamento greco. Certo, chi non lo sa non può capire quanto sia frustrante e faticoso certe volte il nostro mestiere, però è vero pure che noi ci lamentiamo, 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 e ognuno di noi cede al peccato veniale che poi di credersi l'unico che salverà tutto, l'unico amato dagli studenti, che invece spesso sono ipocriti, e quindi noi scambiamo il servilismo per realtà, credersi l'unico che è contro i docenti anziani che non hanno più creatività, che non hanno più voglia, come se solo noi sapessimo insegnare. E in questo caso, ma spesso anche quando si parla di scuola, la frustrazione che genera delle battute che a volte invece sembrano degli insulti.